La ticchiolatura del melo è una malattia molto diffusa. Le foglie si scoloriscono, come i frutti, che presentano delle fenditure. La ticchiolatura è causata dal fungo a sacco. Per individuare le spore del fungo in una fase precoce, i dipendenti del Centro di Consulenza per la Fruttiviticoltura in Alto Adige installano a primavera delle trappole per spore nei frutteti. La trappola per spore funziona come un piccolo aspirapolvere. Il vuoto viene generato da un motore elettrico che aspira parte dell'aria dell'ambiente. L'aria aspirata colpisce una speciale striscia di nylon e le spore invernali si attaccano a questa striscia. A questo punto non devo fare altro che controllare questa striscia al microscopio e contare le spore invernali. E in base al numero posso giudicare se abbiamo un'infezione più o meno forte. Questo metodo di controllo della diffusione di questo fungo viene utilizzato da decenni nella coltivazione delle mele in Alto Adige. L'occhio esperto del consulente è in grado di distinguere le spore di ticchiolatura dalle altre senza problemi. Una simile spora invernale è piuttosto piccola. Stiamo parlando di una larghezza di 6 micrometri e di una lunghezza di 12-13 micrometri, quindi un millesimo di metro. Bisogna contare la striscia con un ingrandimento di 200 volte. Il decorso della malattia è ampiamente documentato presso l'Istituto della Salute delle Piante del Centro di Sperimentazione Limburg. Su questa foglia si può vedere una spora di ticchiolatura che ha già germinato ed è penetrata nella foglia con il cosiddetto tubo germinale. In questo modo il fungo matura e causa i noti danni. Per quel processo infettivo ci serve la bagnatura foliare, cioè questo fungo serve l'acqua per germinare e poi attaccare il tessuto foliare. I coltivatori della mela devono inibire la germinazione della spora o anche l'attacco del tessuto della pianta. Attualmente la difesa della ticchiolatura viene fatta nel modo preciso. Si deve fare trattamento proprio prima della germinazione delle spore o anche durante la germinazione. Questo viene fatto tramite periodi di infezione dove si misura le temperature, la bagnatura foliare e si decide di fare i trattamenti. Con varietà resistenti ai funghi si possono ottenere soluzioni più sostenibili e meno impattanti per l'ambiente. Sul mercato esistono già varietà di mele resistenti alla ticchiolatura. Queste piantine, allevate nella serra del centro di sperimentazione di Vadena, sono nuovi incroci, già resistenti alla ticchiolatura. Quello che noi al centro di sperimentazione Limburg stiamo provando, come anche altri programmi di miglioramento genetico al mondo, è di combinare diverse resistenze alla ticchiolatura facendo incroci tra fonti di resistenza diversi, moltiplicando queste barriere, aumentando così la difficoltà al patogeno di superare questi diversi meccanismi di resistenza. A tal fine, i ricercatori prelevano regolarmente campioni di foglie per analizzarli in laboratorio. Qui vengono effettuate analisi del DNA su materiale genetico già incrociato per identificare i geni rilevanti per la resistenza alla ticchiolatura del melo. L'obiettivo principale è quello di impedire al patogeno della ticchiolatura di entrare nella pianta. Per questo vengono combinati diversi meccanismi di resistenza attraverso gli incroci di varietà. Abbiamo iniziato più di 10 anni fa con questo lavoro di miglioramento genetico combinando questa resistenza con altre resistenze alla ticchiolatura. Siamo adesso al momento in cui abbiamo nuovi semenzali con 2 e anche con 3 resistenze diverse, dove al momento abbiamo soltanto piccole piantine, non sappiamo ancora com'è la qualità o com'è
la resa di, questi, di queste nuove varietà, ma comunque sappiamo già che contengono tre meccanismi di resistenza all'articolatura diverse. Il passo successivo consiste nell'incrociare le caratteristiche positive di una varietà di qualità con quelle di una varietà di mele selvatiche. Uno svantaggio di questo lavoro di selezione è che le caratteristiche negative delle varietà di mele selvatiche si riproducono anche in quelle coltivate. Essendo la fonte di queste resistenze varietà o specie selvatiche del melo, questi non portano soltanto la resistenza ai semenzali nuovi, alle progenie, ma portano anche tutte le qualità negative che le specie selvatiche hanno. Hanno piccoli frutti, o non hanno resa, o non sono commestibili. E quindi in una prima fase, dove ci troviamo adesso e probabilmente anche i prossimi anni, ci concentriamo soltanto alla resistenza. Ci concentriamo soltanto a combinare diversi geni di resistenza per rendere la pianta più resistente possibile e per facilitare anche meno trattamenti possibili. In una seconda fase però vogliamo anche introdurre la qualità di nuovo in queste varietà. Il lavoro di ricerca del centro di sperimentazione Limburg proseguirà quindi per poter offrire ai frutticoltori altoatesini un modo più ecologico e conveniente di combattere la ticchiolatura delle mele.